a tutti ragazzi e benvenuti nel Non Ho Mai Roleplay Edition. Appunto sono qua con Zio Crucco, Dolcetta e Ivy. Ciao ragazzi. Ciao. Ottimo. Allora, oggi siamo appunto in questo Non Ho Mai, dove praticamente siamo con i nostri personaggi in roleplay. Cioè nel senso, io sono Sbriser e lui è Crucco, però poi c'è Dolcetta e Ivy. Ma soprattutto siamo sopra la famiglia su Minecraft, che è la serie che sta andando più avanti, più di tutto Gesù. E quindi siamo, è giusto capito, che siamo capito, famiglia qua. Su Minecraft, perché noi siamo sopra. Sopra Minecraft su. Top cake. Oddio mio, vabbè, ragazzi. No, Crucco! Vabbè, queste comunque battutacce. Allora, Non Ho Mai, per chi non lo so conoscesse, anche se ovviamente se lo state guardando dal mio canale è da anni che lo faccio. Principalmente è, se non ho fatto una cosa, io la dico, vado avanti. E tutti quelli che effettivamente non l'hanno fatta, insieme appunto alla persona che va avanti e che deve scegliere, devono avanzare. Se invece se l'hanno fatto, invece devono rimanere fermi. Siamo pronti? Ok, ecco. Bene, mi raccomando, innanzitutto però iniziate a lasciare ben quanti oh Vivi, quanti like, diglielo tu. Quanti like? Ma troppi. Ah! Ma è la mia piattaforma. Voglio 40 zeri. Ok, facciamo tipo 20.000. No, non hai capito. Non c'è il numero. I fan non devono fermarsi ai 20.000. Ah, oh, se troppissime sono rimasti, devono essere troppi e basta. Ok, perfetto, iniziamo. Pronti? Ok, okay. No. Vai Crucco, sì, inizi te. Ah, ok. Non mi sono mai abbuffato mentre ero arrabbiato. Eri arrabbiato? No, anzi, quando sono arrabbiato, in realtà io non mi sale, cioè mi finisce l'appetito. Proprio non mangio. Io mangio come una cicciona. Quindi no. Prendila. Ok. Ma come? Sono l'unico che rido, che schifo. Vabbè, dai, poverina. Vai. Ok, io. Ok. Allora. Non ho mai comprato un souvenir. Come hai fatto? Scusate, non... amici? Ma davvero? No, amici. E non ho neanche una mamma che li vuole. Ma neanche una di quelle cose. Ma ci sono io per te. Un magnete. Esatto, sì. Io c'ho una lista dei magneti, porco. No ragazzi, purtroppo io quando, allora, quando ero un piccolo cubettino, ok, mia mamma non voleva i souvenir e quindi io non gliel'ho dati mai. Avete capito? Ah. Quindi non gliel'ho dati, quindi ce l'hai avuti però. No, però non gliel'hai mai dati. Al massimo non gliel'avrò comprati. No, io non li ho comprati, però mia mamma non li voleva. Non li voleva proprio mia mamma. Dai, vai Dolcetta. Ok, va bene. Tocca a me. Sì. Non ho mai guidato senza cintura. Ma tu non hai la patente. No, la patente? Allora, io l'ho fatto una volta. L'ho fatto una volta. Ed è stato proprio quando ho bocciato al primo esame di guida. E tipo, sono salito in macchina, ok. Ero tipo nella mia craft mobile. Ed ero salito in macchina. E praticamente stavo guidando. E vedi che praticamente, tipo, finiamo tutto il percorso con l'istruttore. L'istruttore mi dice: ok, sei stato bocciato. Perché? Guardati un attimo il petto, cosa che manca. E non avevo cioè, ho fatto tutto l'esame senza la cintura. Senti. Vai Dolcetta. Ah no, chi è che va? Ivy, no, vai. Io. Allora, non ho mai messo le dita nel naso. Nel naso. Ma è una cavolata, ma sta di una bugia. Io lo faccio tuttora. Ma secondo te? Quindi non hai mai toccato il tuo naso internamente? Hai avuto paura? No, fa schifo. Non è antigenico, è vero, però. Però io lo faccio. Oh mio Dio. Ok. Vai Crucco. Non ho mai intasato un gabinetto. Intasato un gabinetto. Io oddio sì. Perché ho buttato il cibo di Ma tu vai indietro allora. Ah vero, sta quindi dietro. Si è intasato. Ma no, vabbè. No, io invece non c'è, ti ricordi l'ultima volta che tipo eravamo andati in un ristorante messicano? E io ero andato in bagno per più di 20 minuti. Sì, me lo ricordo. Ho fatto la cacca. Ho fatto la cacca per 10 minuti. I restanti, cioè, gli altri 10 minuti li ho utilizzati per capire come togliere la melma che stava lì dentro. Disgustoso. Okay. Ivy, non ascoltare, ok? Mi sta guardando malissimo. Ivy. Sì. Ok. Vai, Dolcetta. Non ho mai avuto la cotta per il tuo migliore amico. Chi è il mio migliore amico? Sense? Vado a fortuna che non sono io. Non so, vabbè, mio migliore amico, non l'ho mai avuto una. Beh, io in generale cotta per un per Dolcetta migliore amico. Tu non hai migliori amici, quindi posso andare avanti. Sono una persona triste. Vai, Ivy. No, no. Sì. Non ho mai fatto pipì in un cespuglio.
Non è che io, strano. Io sì. Ma a me non mi è capitato. Oh, io l'ho fatto, che ok? Schifo. Non fa schifo. Ma sei proprio poco igienico come persona. Ma dita nel naso. Ma se ti scappa, cacca, non c'è nessun bagno. Ma fino a prova contraria, se io esco il pipino. Allora, ragazze, se io esco il pipino, non è che mi seguo come voi e tocco tutta la erba, ok? Io sono alzato. Mi dissocio. Ma in realtà, vabbè. Ma anche noi, basta levitare così. Ti piedi. Non è che per forza ci dobbiamo appoggiare sulla terra per... esatto. Vabbè. Ma che cazzo okay. Sto... Allora, vai Grucco, vai. Sì, non sono mai stato fidanzato con una ragazza con i capelli tinti. Oh, davvero Grucco? Sì. Ah, vabbè, io sì. Provare. Davvero posso? Oh. No. Non piacciono gli sfigati. Mi fai schifo. Oh! Oh, wow. Beh, dai. Poteva essere la tua prima volta, Crucco, per fidanzarti con una ragazza con i capelli tinti, ma purtroppo i vini. Mi piace sfigare. Dai, Crucco, sicuramente qualche cane ti vorrà, no? Cosa? Oh, oh, ma che offendi? Oh, giù. Crucco, non si picchiano le donne, vai via. Vabbè, io me ne sto fermo perché ci sono stato. Da fino a prova contraria, Dolcetta prima tempo fa era Violet, quindi... Ah, oh mio Dio, mi stavo già arrabbiando. Ho detto, ma è rimasto fermo. Ma chi è questa qui? Esatto. Non è Tito anche adesso? No. Adesso Saggio Scaggio l'ha trasformata realmente in una ragazza con i capelli biondi e gli occhi azzurri. Capito? Ah, ok. Sì. Principessa azzurra. Hai visto Violet con Dolcetta, ragazzi? Ecco. Cioè, ragazzi, se non siete ancora andati a vedere la storia di Dolcetta, nonché i migliori momenti di Dolcetta, basta che scrivete dopo questo video, i migliori momenti di Dolcetta, andate a vedere il video che fa un riassunto completo della storia di Dolcetta. Allora, comunque, in ogni caso, che cosa, dove eravamo? È il tuo turno. Ok, mio turno. È il tuo turno. Non ho mai... un po'. Non ho mai mangiato qualcosa presa da terra entro 5 secondi. Cioè, proprio mai. Cioè, mi cade a terra e io non la prendo. Voi mi parlate di antigenico e Dolcetta e Ivy se ne stanno ferme. No, aspetta. Non so se l'ho fatto. No. Ma non mi ricordo neanche io. No, in casa mia. Fatto. Io ho un problema con i germi. Sono troppo schizzinosa. Ah, ok. Ah, c'è germofobica quando tipo una persona. Sì, forse in realtà l'ho fatto, lo sai. Boh, io in realtà. Io sono più. Io mangio che cibo normale, era? Che cos'era? Che cos'era quel cibo? Non lo so, magari sai quando hai un pezzo buonissimo che ti stai per mangiare e ti cade a terra? E ti dici no! Me la mangio comunque! Che fai? Non raccogli? Vai, no, non raccogli, che schifo! Vai avanti, dai. Aiuto. Io non sono così maldestro, quindi. Vai, Dolcetta. Ok, come non detto. Beh, insomma, tu ti mangeresti anche uno dei piedi. Dimmi, vai. Ma che schifo! Non ho mai pianto per farmi togliere una punizione da piccola. Io sì. No. Ah, io sì, utilizzavo il pianto come ultima fontana di salvezza. Anch'io. Mi hanno messo una nota a scuola e per toglierla ho fatto... E bravo, Ah, ma proprio shiftando ha fatto così. Proprio si passava e faceva. Esatto, sì, così. Vai, Ivy. Ok, allora. Non ho mai scritto una lettera d'amore. Oh, corco d'amore. D'amore. Crucco, d'amone. Soprattutto tu, immagino. No, io mai, neanche a te, Dolcetta, quindi non l'ho mai scritta. No, me le hanno sempre scritte, quindi. Chi che te l'ha scritta? Quando eri Violet? Vabbè, sì, esatto. Ah, ok, va bene. Ok, vai, Crucco. Quando ero Violet? Non mi sono mai finto malato per andare a scuola. Per non andare a scuola, scusate. Neanche io andavo io sempre neanche, a scuola. Io neanche andavo sempre a scuola. Vedi? Noi siamo antigenici, ma tu sei una bugiarda. Sei una bugiarda. Siete voi troppo buoni. Corte. Ok, tocca a me. Prego, sbrito. Allora, non sono mai caduto da 3 piani d'altezza, a differenza di Crucco. In che senso? Quale 3 piani d'altezza? No, aspetta, fermo. Dalla Craft University, sei caduto dalla Craft University, ricordo. Devi! Ah, ragazzi, dobbiamo far rimanere Crucco fermo. No, non lo fate, fatemi vincere. Mi vai, Dolcetta, Ivy, vai, andate. Non lo so, però non ho mai fatto finta di conoscere. Mm-hmm. Di
sai quando le persone vengono da te e ti dicono ti ricordi di me? No. Io ho detto sempre la verità. Io sempre, tipo, ti conosco, quello l'altra volta. Vai, vivi. Mamma mia. Ok. Vai. Non ho mai preso un 8 a scuola, almeno. Un 8? Mai. Ah, ancora meglio, quindi posso piantarmi proprio qua. Wow. Adesso arriva la mia parte e vi farà stare voi due indietro. No, forse, non lo so. Non sono mai stato una donna. No, non ho mai utilizzato delle calze a rete. Boom. Nemmeno io. Ma che cavolo dici? Ma che le stai indossando, stupida. Non sono proprio delle calze a rete. È una rete e basta. È una rete per i pesci. È una rete per i pesci. Me l'ha messa mia padre perché faceva il pescatore. No, esatto. Ok, non lo posso dire. Dai, non lo posso dire, sono una cosa cattivissima. Oddio, no, Dolcetta. Non ho mai fatto finta di ridere a una battuta che non ho capito. Bene, perfetto. Niente. Che bugiarda, Ivy. Che bugiarda che sei. Sei una bugiarda. Cioè, ti fai finta anche di ridere per una battuta. Cioè, ma ti rendi ti ho spaventato troppo. Sì. Allora, vai, Ivy, dai, l'ultima, vai. Giochi da sola, vai. Io? Sì. Da sola? Sì, vai. Sì. Non ho mai vinto. No! Hai lasciato tutti indietro, Ivy, assurda. Sei passato solamente tu. Brutta! Vabbè, ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Come sempre, lasciate un pollice in su, mi raccomando, seguite Robin nel suo profilo di canale YouTube, ma soprattutto seguite tutti noi su Instagram e noi ci becchiamo in un prossimo e nuovissimo video. Tutti like, ciao! 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 Tanti!